La ricerca applicata è finalmente realtà anche in Abruzzo, dove un nuovo Demonstration Center è stato inaugurato oggi. All'interno tecnologie che spaziano dalla manifattura additiva alla realtà aumentata, dai robot collaborativi alle cellule robotiche. Il taglio del nastro alla presenza della direttrice generale di Confindustria, Francesca Mariotti, all'interno di Fameccanica, gruppo internazionale specializzato in factory automation e parte di Angelini Industries. Si tratta del primo vero progetto di ricerca Industria 4.0 in Abruzzo. Al suo interno lavoreranno ricercatori specializzati provenienti dagli atenei del territorio che si interfacceranno con le imprese che visiteranno il centro. Ascoltiamo ora Alessandro Bulfon, direttore generale Fameccanica, e Silvano Pagliuca, presidente Confindustria Chieti Pescara. Oggi è proprio dimostrazione di attaccamento a due concetti fondamentali per noi: uno l'innovazione, la seconda al territorio, e siamo veramente felici di ospitare questa iniziativa insieme a Confindustria Chieti Pescara, che l'ha voluta fortemente e che ci fa un immenso piacere avere con noi oggi. Tante idee made in Abruzzo. Sì, l'Abruzzo è una fucina di idee, e se pensiamo che le ultime tre settimane Fameccanica è stata poi nominata come l'azienda più innovativa d'Italia, anche grazie all'alto livello di brevetti sviluppati, e che penso sia stata anche per la prima volta per l'Abruzzo, quindi questa è una testimonianza ancora più forte. È un luogo dove oggi sono presenti tutti i players più importanti nel campo dell'industria 4.0, della robotica, della manifattura additiva e della realtà aumentata. Quindi è un luogo dove non solo è possibile toccare con mano la realtà della robotica industriale, ma grazie anche a dei partners di rilievo importantissimo sullo scenario mondiale, mi riferisco ad esempio al Fraunhofer, che è il primo centro di ricerca applicata europeo, noi daremo una mano alle imprese per modernizzare le proprie linee di produzione. Marco Ceccarelli infine illustra un esempio di tecnologia innovativa. Si chiama Cobot perché è un robot collaborativo, quindi con la C iniziale. A cosa serve e il campo di applicazione? Sì, in pratica qui vediamo un'applicazione che rende la semplicità di programmazione di un cobot molto più semplice rispetto alla media, e quindi fondamentalmente è il robot che segue i movimenti in maniera simultanea dell'operatore, e quindi si può utilizzare per applicazioni come saldatura piuttosto che verniciatura oppure incollaggio, e quindi replica al 100% i movimenti dell'operatore andandoli a registrare per poi, nel momento in cui ci va bene una sorta di pat formato, possiamo andare a replicarlo all'infinito.